Confindustria Abruzzo è un'associazione di categoria che in primis cerca di rispondere alle domande e alle esigenze delle proprie aziende associate, che sappiamo benissimo oggi la ricerca di personale qualificato da poter inserire è un forte problema. Questo progetto che abbiamo sposato con tanto amore, io lo dico anche da madre, credo che sia un mismatch imperfetto, perché andiamo a risolvere una problematica che è quella, proviamo sicuramente a risolvere un problema che è quello di formare questi ragazzi e dargli la possibilità di poter iniziare un percorso lavorativo all'interno delle nostre aziende che si sono messe a completa disposizione e poterli provare a dare la speranza di ambire ad un futuro migliore. E poi sicuramente, che è una parte importantissima, andiamo a fare anche un recupero sociale, perché questi ragazzi attraverso il lavoro potrebbero trovare, e noi ce lo auguriamo con tutto il cuore, una possibilità appunto di una vita migliore. Confimi ha investito nella campagna, ha scelto di sposare questo progetto con tanta dedizione e ci impegneremo affinché dalle parole si possano fare poi dei fatti concreti, quindi abbiamo già istituito questo tavolo tecnico, un osservatorio di formazione, e speriamo di poterci mettere presto al lavoro. E tutte le nostre aziende associate hanno risposto in maniera eccellente e hanno aperto le loro aziende a disposizione, sia per fornire la formazione necessaria che poi per accoglierli all'interno a livello lavorativo. La tua ha accolto con immenso piacere e anche con tanto onore, devo dire, questa proposta di contribuire allo sviluppo di questo bellissimo progetto dell'affido familiare in favore di tanti minori che purtroppo sono in uno stato di abbandono morale e materiale e schiacciati anche con dei numeri davvero preoccupanti da brutte dipendenze. Quindi ecco, siamo onorati di poter dare il nostro contributo. Come lo faremo? Lo faremo attraverso lo sviluppo di una campagna divulgativa di questo progetto con a mezzo di banner che viaggeranno su tutti i mezzi urbani ed extraurbani e che diffonderanno appunto e promuoveranno il progetto dell'affido familiare.